iniziamo con la premiazione dell'atleta dell'anno. Un nome e un cognome, Marco Donadel. Marco Donadel è nato a Conegliano. In occasione della celebrazione della 34esima giornata olimpica, il comitato provinciale CONI Firenze ha conferito presso il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio il premio speciale CONI Firenze Sport, quale atleta dell'anno, a Marco Donadel. È lo stesso modesto e umile giocatore oggi che è una pedina fondamentale e indispensabile. Il fatto di essere capitano della Fiorentina lo è perché sul campo riesce a guidare, a parlare, a dialogare, a essere la persona rappresentativa. E quindi è soprattutto, al di là di, ripeto, dei grandi risultati agonistici che ha raggiunto, una figura che ispira i valori, i bei valori che anche nel calcio professionistico possono essere espressi. Grazie. Sì, sicuramente è un grandissimo onore, perché a parte che è sempre bello venire qui a Palazzo Vecchio, ci sono dei posti a Firenze incredibili, quindi quando mi viene a contatto così da vicino è sempre una bella emozione. Poi il premio è importante e quindi fa sempre piacere. Poi c'è anche una grandissima persona che me lo darà, che è Gianni, che è anche lo stesso che mi ha sposato qui quattro anni fa, quindi è un'emozione ancora in più. Doppia emozione, arriva però nel frattempo questo premio in mezzo a una settimana particolare, la partita di Coppa Italia di ieri, passaggio del turno per la Fiorentina e il Cagliari che arriva domenica. Qual è lo stato e la condizione dei viola? No, lo stato è buono, l'abbiamo fatto vedere dal punto di vista del gioco, ci siamo ritrovati, siamo ordinati, siamo più cattivi in zona gol. E la partita di ieri è stata anche importante per tanti giovani per mettersi in mostra, per dare continuità, e lo sappiamo benissimo tutti che insomma vincere aiuta a vincere, crea anche quella mentalità e quell'abitudine al risultato, che è quello insomma che noi conta e quello che ci servirà anche domenica. Una domanda invece sulla giornata dell'11, o meglio la non giornata dell'11, che verrà recuperata a data da destinarsi. No, io ci sono anche un po' più dentro, diciamo, anche di altri, perché sono consigliere dell'AIC, quindi ho seguito bene tutte le varie vicende passo per passo, e l'AIC che tutela i nostri interessi. Diciamo che una volta scaduto il contratto collettivo siamo comunque noi a aver fatto la strada sempre incontro alla Lega, perché effettivamente noi non abbiamo chiesto niente, ma siamo andati incontro noi in tantissimi punti loro. Ci sono due punti però per noi assolutamente inaccettabili, penso inaccettabili per qualsiasi lavoratore di qualsiasi lavoro del mondo, e per questo noi diamo mandato completo e dovere all'AIC di tutelare questa cosa, e l'AIC starà facendo tutto il possibile secondo loro per tutelare questo.